E da questo momento entrerete nel romantico castello di Valenzano in Sumbiano con le note musicali del Festival Valenzano Symphony, promosso dall'amministrazione comunale di Sumbiano attraverso l'Ufficio Cultura, che con Maria Paola Innocenti da 21 anni organizza questo evento, offrendo un percorso musicale capace di coinvolgere tutti, da chi è più raffinato musicalmente a chi vuole avvicinarsi alla musica colta. Un percorso musicale dedicato ai subianesi, alla gente della nostra provincia, ma anche ai turisti italiani e stranieri che in estate scelgono i nostri territori. Questa sera, un viaggio nella terra andalusa, con un abbinamento particolare, pianoforte e chitarra, a cui si avvicina la danza spagnola, ricordando che di questo straordinario paese il flamenco è stato dichiarato patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Un paese, l'Andalusia, in una serata vissuta a Valenzano con i fratelli Cuenca e Raquel Sanchez Parrilla, dove il pubblico e gli artisti sono stati tutt'uno, il cuore ha battuto, seguendo il ritmo della musica, ha sussultato al battito delle nacchere e dei piedi, mentre gli occhi si sono fermati ammirati da quelle mani e braccia in un movimento che ha avuto il magico potere di sconvolgere gli animi, capaci di raccontare la storia di un amore perdendosi nei passi di danza. Tutto questo in questa serata che noi vogliamo offrirvi. Thank you.
Andrea Trovato, Festival Valenzano Symphony, una serata particolare dedicata alla musica e alla danza della Spagna. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto inserire un appuntamento dedicato alla Spagna e alla danza spagnola. Però ancora più particolare dello scorso anno è la formazione di quest'anno. Un duo, quello dei fratelli Cuenca, con chitarra e pianoforte, che è particolarissimo e con un repertorio estremamente variegato, dai classici della tradizione spagnola fino a molte composizioni di autori contemporanei che addirittura hanno composto e dedicato le loro opere ai fratelli Cuenca. Quindi un repertorio originale pieno di fantasia, di virtuosismo, di dialogo, di complicità fra la chitarra e il pianoforte nelle atmosfere della Spagna più vera, quella dell'Andalusia, di Siviglia, di Granada. Loro vengono dalla provincia del Jaén, una provincia in cui veramente si sente, si respira in ogni luogo il ritmo andaluso. E oggi vengono insieme a una ballerina, una danzatrice, che è Raquel Parrilla, una ballerina che ha avuto una formazione importante, classica, ma una specializzazione anche nelle danze spagnole, dal flamenco fino alla danza contemporanea. Si è perfezionata con i più importanti danzatori spagnoli e ha anche lei un'attività molto importante. Insieme formano un vero trio in cui danza e musica si fondono perfettamente, il movimento e il ritmo dei colori spagnoli. Thank you.
soddisfazione sicuramente per questo percorso che è stato fatto per Valenzano Symphony, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, ma naturalmente anche un'alta qualità, insieme naturalmente a un binomio che ormai si è formato con il Terre di Arezzo Festival. Sì, ormai diciamo la collaborazione fra Valenzano Symphony e Terre di Arezzo è consolidata e sta producendo ottimi frutti. Nell'ambito del cartellone generale di Terre d'Arezzo, che comprende 25 concerti in 12 comuni, devo dire però che gli appuntamenti del Castello di Valenzano hanno un ruolo centrale, un punto di riferimento per tutto il pubblico, molto atteso e molto partecipato, sia per la bellezza del luogo, sia per la qualità e la varietà degli appuntamenti. Thank you.
Piace ricordare che naturalmente per quanto riguarda Valenzano Symphony è l'impegno naturalmente dell'amministrazione comunale di Subbiano, ma e naturalmente invece il Festival Tre d'Arezzo ha coinvolto un po' tutte le amministrazioni comunali, perché sono 12 mi sembra, giusto? Quindi sono veramente tantissime, ma insieme hanno anche degli sponsor molto uguali, diciamo, perché per esempio due sponsor che hanno creduto in questo progetto musicale sono sia Estra sia Coingas, e questo credo che sia importante perché veramente danno la possibilità di poter avere la cultura nei vari luoghi e anche la scoperta dei vari piccoli ambienti che sono veramente dei gioielli, spesse volte anche rimangono così non conosciuti, no? Ai più, giusto? Sì, abbiamo veramente una rete di partner e di sostenitori che ci lusinga e ci rende orgogliosi. Già dallo scorso anno Coingas e Estra hanno creduto nel nostro progetto, non solo per Valenzano Symphony ma anche per la rete in ampia di amministrazioni comunali che fanno parte del Tre d'Arezzo, dalla Val Tiberina, da San Sepolcro fino alla Val di Chiana, quest'anno Civitella Val di Chiana, Arezzo, il ruolo centrale della città di Arezzo che non dobbiamo dimenticare, appunto il Casentino, il Valdano. Un festival come il nostro ha questo ruolo di rete, di valorizzazione del territorio, di promozione della cultura, il ruolo anche di portare personaggi, artisti di alto livello nella nostra terra, da vari paesi, dall'Italia e dall'estero, che altrimenti non sarebbe possibile poter apprezzare. Soddisfazione anche dal presidente di Coingas, Sergio Staderini, per la riuscita di questi appuntamenti musicali. Sono veramente contento di essere qui in veste di sostenitore di queste manifestazioni. Direi che la scommessa si è rivelata vincente di fare dei concerti qui a Valenzano in un contesto veramente meraviglioso, come lo è tutto il Casentino. E ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale, che noi siamo molto vicini a sponsorizzare le iniziative create e prodotte da voi, quindi anche dell'associazione che ovviamente mi viene in mente la Proloco, mi vengono in mente anche le altre associazioni culturali, insomma, ecco, economiche, che si sono veramente date da fare per questo Valenzano Symphony. Un festival che fa sempre il pienone nel piccolo chiostro con gli ospiti che arrivano salutati dall'Associazione Rievocazione Storica di Subbiano e che è sempre un fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale di Subbiano, rappresentata dal sindaco Antonio De Bari. Ottima musica, un ringraziamento anche sempre a Andrea Trovato perché è sempre presente e onnipresente, va bene? E l'organizzazione che si può organizzare queste serate, grazie anche a lui. Enorme piacere per noi suonare in questo bellissimo castello di Valenzano, grazie al Comune, grazie all'Associazione Opera Viva e, come no, al maestro Andrea Trovato, maestro pianista internazionale, grazie mille. Oggi il nostro programma è un recorrido per la musica dell'Andalusia, con rasgos y características de la música flamenca. Espero que sea que disfrutéis mucho con el programa de hoy y gracias mille.
per parlare di questa terra, l'Andalusia, una terra spettacolare, piena di sole, piena di sentimento. Io mi sono cercato una delle più belle poesie di Manuel Machado, si chiama Cantares, e vorrei proprio dedicarla ai nostri artisti, ma a tutti quelli che adorano, amano la terra andalusa. Vino, sentimiento, chitarra e poesia, hacen los cantares de la patria mía. Cantares. Quien dice cantares dice Andalusia. Alla sombra fresca della vieja parra, un mozo moreno rasguea la chitarra. Cantares. Algo che acaricia e algo che desgarra. La prima che canta e il bordon che gli ora, e il tempo cagliado se va ora tras ora. Cantares. Sondejos fatales della raza mora. Non importa la vita che ella sta perdida, e después de todo che es eso la vita. Cantares. Cantando la pena si olvida. Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, ojos negros, negros y negra la suerte. Cantares. En ellos el alma del alma se vierte. Cantares, cantares de la patria mía, cantares son solo los de Andalucía. Cantares, no tiene más notas la guitarra mía. È una delle più belle poesie dedicate a questa terra. Almeno il primo verso lo hanno capito tutti, ma credo che sia tutta comprensibile. Vino, sentimento, chitarra e poesia. Noi ci aggiungiamo il flamenco, ci aggiungiamo il ballo per dire quanto questa terra sia piena di tante bellezze, di tanti colori, di tanto sentimento, ma anche una terra ricca di monumenti, ricca di storia, ricca di tantissime cose che ce la rendono veramente cara. Thank you.
La musica dell'Andalusia, ma anche la danza dell'Andalusia questa sera, soprattutto con un gruppo che sente questa musica, l'ha vissuta e respirata proprio quest'area sin da piccoli, giusto? Certo, e questo è il programma di oggi, è un recorrido per l'Andalusia con tre musicisti andaluces di una provincia che si chiama poco conosciuta, Jaén, vicino a Córdoba, Granada. Y bueno, somos andaluces y hoy pues vamos a actuar con nuestra música, la andaluza. Due fratelli. Due fratelli y como y como sorella. Es, ¿te han adottata? Sí, sí, tanti anni lavoramos insieme, tanti anni. Da 2002. Da 2002. Da 2002, sì. Quindi, anche perché credo che ci debba essere una bella unione, no? Anche con chi balla, deve sentire questa vostra musica, la chitarra, il pianoforte. Sì, bueno, hay una conexión única, porque yo sento la música tanti volte insieme, ma quando hay algún cambio, miro, guardo, y si hay un cambio yo me adapto, improvisación sobre la marcha, pero es increíble cómo la danza y la música se han llegado a conectar hasta el punto que muchas veces músicos me dicen, tú eres la percusionista por el nacre, el escarpe, sí.
tu fai musica anche con il corpo, è giusto? Sì, è vero, è vero, con lo abbraccio, anche con tanti elementi come il ventaglio, il mantón español. È un lavoro di danza, ma è un lavoro plastico, visuale, con i costumi, il colore, che también sta pensato sobre la musica, il colore, il costumi, sta pensato sobre la musica che loro fanno. Sto pensando che però tu devi esprimere, lo fanno anche loro, con la musica, con il pianoforte e con la chitarra, ma tu devi esprimere la passione. Sì, anche la creatività. Primo la creatività e dopo la musica di loro forma parte già di me, no? De mi vita diaria. La utilizzo molto anche con mis alumnos, con allievi, in mia scuola. Anche para también una educación musical para ellos y que conozcan compositores contemporáneos que también hacen música española y música internacional. Quindi non soltanto la musica classica spagnola, ma andiamo anche sul contemporaneo con la danza. Sì, sì, il contemporaneo è, tanti volte pensiamo è musica e danza de Spagna, però non solo flamenco, también è possibile altra varietà come la danza contemporanea con musica contemporanea. Io credo che in Italia, quando si parla di Spagna, si parla di flamenco. Cioè, non siamo abituati probabilmente ad andare a cercare anche la creatività di altri argomenti musicali. Sì, il flamenco ha cambiato molto nell'ultimo tempo, no? Però la nostra composizione è flamenca, è piano, chitarra e baile. Baile, pero con rasgos de nuestra cultura flamenca y nuestra música andaluza. Particolare el pianoforte, porque la guitarra, justo, es del da el toque flamenco y el toque flamenco
È essenziale. Ma il pianoforte di solito non si trova, no, in questo concerto, quindi voi siete particolari. Sì, è particolare, è una formazione che da piccolo, come fratelli, da piccolo suoniamo insieme e abbiamo evoluzionato, abbiamo gravato 8 CD con musica compositores románticos como Weber, Diabelli, que es más clásico, pero evolucionamos con los tiempos. Y mi fratello es compositor y hoy suonamos un brano de mi fratello. Y bueno, hoy uno, pero ¿cuántos brani has compuesto para guitarra y piano? ¿Cuánti? Sei brani per chitarra e piano, quindi sì. Veramente oggi suoniamo uno, però evoluziona pues con la nostra cultura musicale flamenca. So che comunque voi girate tutto il mondo e tutto il mondo vi apprezza. Certo. Suoniamo in tutto il mondo, 32 paesi, suoniamo insieme in 32 paesi. Tanti volte in Giappone, però il paese meraviglioso è l'Italia. Per noi è come... È simile a Spagna. La stessa cosa che la Spagna, molto parecido in quasi tutto, no? Y es nuestro país preferido.
Adesso suoneremo un brano di un compositore di Granada, dell'Andalusia, per chitarra e piano, dedicato a noi. È un brano molto particolare, con molto effetto sonoro, però alla fine è un brano molto interessante, con rasgo della musica flamenca. Thank you.
Noi abbiamo il nostro, la nostra Napoli che ci aiuta un po' ad essere molto vivaci, eccetera, però non abbiamo comunque la passione della Spagna. Non abbiamo la bellezza del movimento anche particolare, perché quando ho detto prima il corpo parla, ed è in effetti una movenza che non è legata soltanto alle nacchere o soltanto alla battuta, naturalmente, certo, che è fondamentale, no, credo? È fondamentale, sì, il corpo, è importante la tecnica. Io sono ballerina anche di balletto, ma prima la tecnica, però la passione e il movimento devono parlare. Se non parla, per molta tecnica, non fa niente. Ti domando una cosa, ai tuoi allievi, che cosa chiedi appena vengono e si presentano a te e ti dicono voglio imparare la danza andalusa? Primo, io le dico alla mamma, al papà, primero è divertimento, perché è piccolo, da due anni e mezzo, piccolissimi, ma dopo se le piace deve lavorare duro, ma è un processo. Primo divertimento e dopo la tecnica e dopo la passione. Thank you.
Comunque complimenti, grazie naturalmente per le composizioni di tuo fratello, grazie a te che naturalmente insieme. Sei tu che hai invogliato a suonare lui o lui che ha invogliato te? Le due, no, insieme. Insieme. Sì, insieme. Cresciuti insieme. Insieme. Sì. E lei come l'hai catturata nel 2002? Con Otsumo e la piccolina. Sì, sì, e mio progenitori e amici. Sì. Suo padre era mio allievo. Sì. Ah, fantastico, quindi veramente complimenti. Detto, senti, mirami la mia figlia, come vai? Fantastica. Ha detto tutto. Grazie. L'ultimo brano del concerto è Carmen la Petenera. È una petenera habanera, è un tipico cante e baile e, por supuesto, toque flamenco. Carmen la Petenera. Thank you.
Si chiude così una bella serata del Festival Valenzano Symphony, promosso dall'amministrazione comunale di Subiano nella splendida cornice del Castello di Valenzano, gentilmente concesso da Marino Franceschi e Marino Famercato. Un appuntamento per vivere una bella serata in musica nel territorio di Subiano. Danza del Molinero di Manuel de Falla.